si svolge in questi giorni con la presenza della giovane discendente di friulani Sabrina Berger della famiglia Furlane di Montevideo, un seminario organizzato dal CGE. 115 ragazzi italiani provenienti da tutto il mondo si troveranno a Palermo su iniziativa del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, con la finalità di creare una rete di giovani nel mondo. Selezionati dai comitati degli italiani all'estero e dalle consulte regionali per le migrazioni aderenti all'iniziativa, con l'intento di mobilitare tutte le comunità di italiani all'estero e rafforzare le reti istituzionali di rappresentanza di base, i delegati parteciperanno ad un evento di 3 giorni e mezzo interamente pensato per renderli protagonisti del futuro del nostro paese e attivatori nei loro territori di provenienza di coinvolgimento giovanile e informazione a tutta la comunità. Si farà nella città di Palermo dal giorno 16 al giorno 19. Perfetto. E in che consiste il seminario? Il seminario è, diciamo, un seminario per i giovani di tutto il mondo. E questa iniziativa l'ha programmata, l'ha promossa, diciamo, il GGE, agli effetti di creare una rete di giovani a livello mondiale, usando per darle vita a questa rete la tecnologia attuale. La Soledad, interessa per voi giovani questo seminario? Certo, sì, sempre che i giovani possano partecipare in questo tipo di riunione con italiani di tutto il mondo, secondo me è importantissimo. Anche per i giovani italiani che siamo lontani dall'Italia, è importante avere questa connessione con gli altri giovani che sono in tutto il mondo. Tu già sei stata varie volte in Italia? Sono stata 4 volte, 2 per borse, una di studio e un'altra di lavoro. Allora raccontaci un po' tu, come parli così bene l'italiano? Grazie. Bene, io sto studiando per diventare professore di italiano e poi bene, a casa si parla sempre italiano, e bene, così è la storia. Dopo, per me è una cosa bella perché da parecchi anni che non si faceva questa riunione con tutti gli italiani, diciamo i giovani italiani, e poi è diciamo, si è unita un po' la collettività dei giovani italiani qua in Uruguay, diciamo è doppio la felicità che abbiamo, perciò bene, è una bella cosa quella che si sta facendo in Italia e anche qua in Uruguay. Ti piacerebbe andare un anno di questi? Sarebbe bello, io sono già stato a studiare in Italia, poi diciamo sono stato vacanze in Italia, ho fatto spiagge, però sarebbe una bella cosa per rappresentare l'Uruguay.